Vorrei iniziare il mio intervento leggendo alcuni passi proprio delle motivazioni della sentenza di Parentopoli. E tra l'altro dice: nei primi mesi dell'anno 2011, a seguito di notizie apparse da alcune testate giornalistiche e dalla ricezione di numerosi esposti anonimi, la Procura di Repubblica di Roma avviava un'indagine. Quindi la Procura della Repubblica non parla di esposti da parte del Partito Democratico, però la Di Biase ci riporta questo e mi fa un pochino sorridere. Dicevo, la sentenza di Parentopoli, leggo alcuni tratti. In sostanza, nel caso in esame, si è accertata una criminalità di sistema che non ha avuto opposizioni di sorta neanche all'interno delle municipalizzate e degli organi di controllo delle stesse, in cui i vertici sono stati lasciati assumere per anni persone prive dei prescritti requisiti, mai accertati, in violazione delle più elementari norme di efficienza e trasparenza, oltre che di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, a beneficio e interesse di pochi. Salto rapidamente, dunque, dall'istruttoria svolta, per come si è riportata, è emerso un quadro connotato dall'utilizzo personalistico di strutture pubbliche destinate a servizi indispensabili per la collettività e dalla sistematica violazione dei principi costituzionali sanciti dagli articoli 54 e 97. Quindi, Presidente, a me c'è un dubbio che mi viene in continuazione. Come mai, quando per anni avveniva tutto questo, quando per anni l'azienda ATAC veniva letteralmente violentata, io non vedevo tutti i giorni comunicati ed esposti di parlamentari, senatori, commissioni di indagine, commissioni di inchiesta, richieste di consiglio straordinario? All'epoca nessuno taceva, nessuno diceva nulla. E noi oggi ci ritroviamo a dover lottare, a dover sudare per salvare un'azienda e garantire ovviamente un servizio fondamentale per i cittadini romani, dopo che per anni la politica ha letteralmente, ripeto, violentato un'azienda di questo tipo. Chiudo, Presidente, la parentesi con il passato, perché mi piace guardare al futuro, voglio guardare al futuro e voglio parlare del futuro. Io penso che questa amministrazione stia facendo una scelta di enorme coraggio. Lo dico perché sarebbe stato facile continuare, anche qui come si è fatto in passato, a mettere la polvere sotto il tappeto, a ributtare dentro ATAC ogni anno, ogni due anni, 50-100 milioni, tenere a galla l'azienda, vedere come si andava avanti, mantenere il sistema, mantenere lo status quo. Ovviamente poi, mettendo dei soldi dentro ATAC, senza poi avviare un risanamento vero, senza avviare un vero rilancio dell'azienda, magari togliendo quei soldi ad altri servizi. Noi abbiamo fatto invece una scelta molto coraggiosa. Il concordato può essere un'opportunità sicuramente per l'azienda, di rilancio dell'azienda. È una sfida importante, è una sfida difficile, ma che ci stiamo prendendo la responsabilità enorme di affrontare nell'interesse di tutti, nell'interesse della collettività. Attraverso questa procedura sarà possibile sbloccare una serie di investimenti, rilanciare l'azienda, sistemare i rapporti con i fornitori e così via, quindi dare nuova linfa all'azienda sulla quale pesano anni e anni di mancati investimenti. Perché vede, Presidente, noi lo abbiamo fatto. Prima si diceva che in questo anno siamo stati fermi. Io penso che in questo anno abbiamo fatto un lavoro di indagine, di approfondimento e di indirizzo molto importante in quest'Aula, con l'assessore, nella commissione che mi onoro di presiedere. Abbiamo fatto tantissime sedute, ci sono i video, i cittadini li possono tranquillamente andare a visionare, in cui abbiamo audito i dirigenti responsabili dell'azienda, abbiamo analizzato il servizio di superficie, il servizio su ferro. Abbiamo dato degli indirizzi, abbiamo svolto la nostra attività di controllo, così come sancito dalle norme, dal testo unico degli enti locali, dallo statuto di Roma Capitale. Abbiamo fatto un lavoro importante, lo ricorderanno sicuramente anche chi interverrà dopo di me. Pensiamo al tema, alcuni temi importanti sul metro ferro che abbiamo portato avanti, come sulla Roma Lido, sulla Roma Giardinetti, sulla metro C. Abbiamo monitorato, stiamo analizzando costantemente con i responsabili della superficie di ATAC quello che avviene, per cercare di offrire il servizio migliore ai cittadini.
Quindi quest'anno abbiamo fatto un lavoro sicuramente molto duro, sicuramente molto difficile, un lavoro che ovviamente va portato avanti e va rilanciato, ma ovviamente non ci fermiamo. Abbiamo visto da vicino anche il tema degli investimenti europei, dei fondi europei che potrebbero dare un rilancio importante ad ATAC, ma non solo, a tutta la città, i fondi che sono a disposizione per l'acquisto di nuovi mezzi, i fondi che sono a disposizione per il rilancio dei parcheggi di scambio così importanti per garantire quella intermodalità che ci serve per rendere maggiormente attrattivo il servizio di trasporto pubblico. Poi c'è un tema importante, sicuramente che merita attenzione, e vorrei rispondere agli esponenti e ai promotori del referendum su ATAC, sul referendum sulla messa a gara del servizio, che però ovviamente si ripercuote anche su ATAC. Premesso che il tema del referendum sono due aspetti completamente separati dal tema che stiamo affrontando oggi, ma vorrei spiegare, come ho fatto più volte, perché noi non pensiamo che il referendum e la messa a gara del servizio possa essere una soluzione, e perché ovviamente nel rispetto del percorso che hanno scelto di intraprendere gli esponenti dei radicali, ovvero all'interno dello Statuto di Roma Capitale, il deposito delle firme, personalmente io voterò no e inviterò a farlo. Perché, lo abbiamo ribadito più volte, il problema della città di Roma è un problema in primis infrastrutturale, caro Presidente. Finché la città di Roma non avrà le adeguate infrastrutture su ferro, sia leggere che pesanti, i tram, le metropolitane prolungando le linee esistenti e portando la metro C fino a Prati, fino a Piazzale Clodio, realizzando le linee tranviarie, che anche qui lo voglio dire a chi dice che in un anno siamo stati fermi senza far nulla, che abbiamo avviato puntualmente anche in commissione un confronto serio con tutti gli attori per rilanciare gli investimenti su ferro. Qualche tempo fa in commissione abbiamo presentato un progetto molto interessante, già alla presenza anche delle sovrintendenze, quindi acquisendo i primi pareri necessari per prolungare il tram da Piazza Vittorio fino a Piazza Venezia, riqualificando completamente anche via dei Fori Imperiali, che è la nostra vetrina, e potrei fare tanti tanti altri esempi di questo tipo. Quindi, Presidente, finché il dibattito, e qui magari mi piacerebbe un lavoro di concerto con le opposizioni, una battaglia comune per rilanciare le infrastrutture di questa città, ovviamente con i soggetti competenti, quindi con la Regione, quindi con il Ministero, finché non parleremo di infrastrutture in questa città, il tema del gestore del servizio di trasporto pubblico sarà un tema assolutamente relativo. Faccio un esempio concreto. Io quasi tutti i giorni mi sposto con i mezzi pubblici, stamattina ero sul 30 Express, una linea che immagino molti conoscano. È chiaro che una domanda di quel tipo, è chiaro che i quartieri che attraversa quella linea devono essere serviti come minimo da un tram. È impossibile pensare di rispondere a una domanda di trasporto di quel tipo con degli autobus. Chiunque sia il gestore, può essere ATAC, può essere qualsiasi altro gestore, anche europeo, la situazione non cambierebbe. Anche perché, e qui voglio dare un'altra frecciatina al passato, se a Roma per decenni si è costruito, vedo anche qui l'assessore Montuori, in maniera assolutamente casuale, è chiaro che io poi oggi come faccio a portare il trasporto pubblico in dei quartieri che anche recentemente sono sorti a 20 km dal raccordo, con un'unica strada stretta, e dove le infrastrutture di trasporto pubblico previste o non sono arrivate o sono arrivate con decenni di ritardo. È chiaro che questa non può essere solamente una responsabilità da imputare al gestore del servizio di trasporto pubblico. È anche un tema di cultura. La consigliera Di Biase, mi fa piacere che abbia cambiato idea, prima parlava di togliere spazio ai mezzi privati e darlo al trasporto pubblico, perché mi ricordavo in qualche commissione una sua posizione leggermente differente, ma sono contento che abbia cambiato idea, magari siamo stati convincenti. È chiaro che in una città dove, e lo stiamo facendo, quindi lo ricordo a me stesso, è chiaro che in una città dove il trasporto pubblico non è tutelato, dove il trasporto pubblico non è privilegiato, è chiaro che sarà sempre difficile gestire quel servizio. Tutti conosciamo, lo ripeto da quando faccio questa attività, il tema della velocità commerciale di ATAC è fondamentale. Se l'autobus resta incastrato ad un incrocio per via della sosta selvaggia e così via, resterà incastrato anche l'autobus di qualsiasi altro gestore del servizio di trasporto pubblico. Allora qui torniamo al discorso che è un tema di città, e ovviamente
anche qui stiamo recuperando il tempo perso negli ultimi anni. Stiamo progettando, abbiamo avviato la progettazione di tanti chilometri di corsie riservate. Pensi, Presidente, che questo aspetto è stato talmente tolto dal cassetto che quando ci siamo trovati con gli uffici a dover poi realizzare le corsie preferenziali c'è stato un momento di stallo perché non si sapeva chi doveva realizzarle. E al che alla mia domanda, e vado a chiudere, gli dissi: ok, ma in passato come avete fatto? La risposta mi è stata: dice, guardi che sono 10 anni che non si fanno corsie preferenziali a Roma, chi se lo ricorda come si, chi deve realizzare le corsie preferenziali? Quindi ecco, Presidente, poi abbiamo anche esempi dall'estero, pensiamo a quanto è avvenuto in Inghilterra. Ovviamente pensare di risolvere tutto con una gara e privatizzando il servizio, quello sì vuol dire lavarsi le mani, non come invece stiamo facendo noi, assumendoci delle responsabilità anche non nostre e andando attraverso un piano di concordato a rilanciare un'azienda, a rinegoziare i rapporti con i debitori e così via. Quindi ecco, il messaggio che voglio lanciare ai lavoratori, ai cittadini, è quello veramente di una parte politica attenta, sensibile ai temi della mobilità, ai temi del lavoro, ai temi del trasporto pubblico, e che veramente cercherà di dare il massimo per dotare finalmente questa città di un servizio efficiente. Grazie.